Dopo la morte di Francesco, Giacinta fu colpita da una grave malattia e fu ricoverata all'ospedale. Soffriva moltissimo per la lontananza della mamma e delle persone care. Non rivedrò più né la mamma, né papà e neppure i miei fratelli. Morirò sola. Un giorno chiamò i medici al capezzale. Portatemi la comunione. La Madonna verrà a prendermi presto. I medici e le infermiere non consideravano la malattia molto grave e il viatico fu rimandato al giorno dopo. Ma alla sera dello stesso giorno Giacinta chiuse gli occhi per sempre. Non aveva ancora 10 anni. E aveva offerto la sua vita per i peccati dell'umanità. Morti i cuginetti, Lucia decise di entrare in convento. Prima di lasciare il paese, tornò alla cova di Iria e baciò il leccio sfiorato dai piedi della Madonna. Ora non si chiama più Lucia, ma Suor Maria del Cuore Immacolato. Nel silenzio e nell'oscurità del convento portoghese, l'ex pastorella compie la missione affidatale un giorno dalla Signora: far conoscere ed amare la Madonna del Rosario. Un giorno la Madonna aveva detto ai fanciulli: voglio che in questo luogo sia costruita una cappella in mio nome. Il desiderio della Madonna è diventato realtà. Dopo la prima costruzione di una rozza e minuscola cappellina, un grande tempio si erge fra i lecci mossi un giorno da un misterioso vento. Da qui la Madonna attende i suoi figli e distribuisce le sue grazie. Fatima, come Lourdes, è diventata la città di Maria.